Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Francesca e questo è The Library of Bad Books. Il video di oggi sarà breve, promesso, perché sarà l'introduzione a un evento che ho organizzato, a cui tengo molto e che già ho anticipato un pochino sulla pagina Instagram del canale, ovvero la read along dedicata alla serie Il Trono di Ghiaccio di Sarah J. Maas. Perché? Perché ho deciso di farlo sostanzialmente. Quest'autunno dovrebbe uscire finalmente l'ultimissimo volume della serie e quindi io per questo sono stra felice. Però mi sono anche resa conto che seppur La Torre dell'Alba, ovvero questo libricino qua, io l'abbia letto lo scorso autunno, mi sono resa conto che in effetti i primi volumi è da anni che non li riprendo in mano. Allora ho detto, perché non fare così? Da aprile leggerò un libro al mese della serie fino ad arrivare a novembre con la conclusione, quindi finalmente con Kingdom of Ash. E ho detto, perché allora se lo faccio io magari qualcun altro vuole magari o rileggere i primi volumi oppure magari scoprire questa serie, magari aspettavano l'ultimo volume o magari la Maas l'hanno scoperta per Akotar e non hanno ancora letto Il Trono di Ghiaccio. Ecco, volevo fare una cosa un po' diversa perché ho deciso comunque di farlo per me. Ho detto vabbè, io chiedo se qualcuno no vuole partecipare e possiamo tranquillamente poi parlarne insieme. Il programma sarà molto 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 easy, come vi ho detto sarà un libro al mese, pertanto inizieremo ad aprile con, che lo prendo, dovevo forse prepararlo prima, La Lama dell'Assassina, il libro prequel del Trono di Ghiaccio, che comprende 4 racconti in cui faremo la conoscenza appunto di Kalina. Ad aprile leggeremo appunto La Lama dell'Assassina, poi maggio finalmente leggeremo Il Trono, ma lo faccio vedere anche bene, Il Trono di Ghiaccio, giugno La Corona di Mezzanotte, luglio La Corona di Fuoco, agosto La Regina delle Ombre, diciamo che è un libro che metterà tanta carne al fuoco e farà cambiare davvero tanto la direzione della serie, dico solo questo. Settembre L'Impero delle Tempeste, questo mattoncino. Ottobre La Torre dell'Alba, il libro su un personaggio particolare, e finalmente novembre Kingdom of Ash. Io sono molto felice, sono molto contenta di poter rileggere i libri, di riscoprire un pochino il tutto, il mondo, perché io veramente Il Trono di Ghiaccio l'ho letto anni e anni fa, quando ancora c'era la vecchia copertina, quando ancora non si sapeva se Mondadori portasse avanti la serie, e infatti sembrava quasi una serie cancellata, poi non si sa come ha deciso di portarla avanti, anzi poi della Maas ha portato anche Akotar, Crescent City, insomma fortunatamente la Maas per i fan come la sottoscritta è stata continuata in Italia e io sono felicissima, quindi non vedo l'ora di leggere l'ultimo capitolo e di rinfrescarmi la memoria con i capitoli precedenti. Quindi per partecipare come fare? È semplicissimo, vi lascio qui il bannerino, basta condividere il banner nelle storie, semplicemente perché così so chi ha intenzione di partecipare. Ovviamente potete partecipare anche più avanti, cioè non è obbligatorio partecipare adesso ad aprile, magari La Lama dell'Assassina non l'avete già letto, magari anche recentemente volete aggiungervi più avanti, non è un problema. A fine mese posterò probabilmente un box in cui raccoglierò un po' i commenti, in cui ne parleremo un po' insieme, e poi pensavo di fare un video, in realtà non ho ancora ben pensato come strutturare il dopo, però strada facendo, ecco. Io sono felicissima di rileggere questa serie, sono felicissima di rifarle un po' di pubblicità perché la Maas è apprezzatissima per quanto riguarda Akotar, Crescent City. Sul Trono di Ghiaccio tante persone l'hanno abbandonato un po' perché sembrava una serie quasi incompiuta, un po' perché è una serie lunga, quindi non è semplice stare dietro alle serie lunghe, ma adesso visto che c'è la conclusione perché non approfittarne? Il video finisce qui, se volete partecipare potete tranquillamente anche scrivermelo qua nei commenti, in cui vi lascio anche il calendario della read along, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!